questi dei tutti Geova, Yahweh, tutti i cazzo di nomi che hanno inventato. Quella è tutta merda, quella è. Quella è tutta puttanata, quella è. L'unico vero nome del padre è Yahweh, così come si è presentato a Mosè, quando si presentò a Mosè nel deserto del Sinai e gli chiese a Mosè: come dico che ti chiamerai, figlio di Israele? Lui ha detto: digli che io sono colui che è, colui che esiste. E colui che è, nell'antico ebraico è tradotto come Yahweh. E quindi il vero nome del padre è Yahweh. Non possiamo cambiare il nome al nostro creatore. Anzi, è come torno all'inizio, non possiamo neanche vergognarci di portare la verità del padre e del figlio. Dobbiamo vergognarci più che altro di non seguire, di non glorificare il padre e il figlio, né notte e giorno, di non pregare, di non osservare i suoi comandamenti. Di questo ci dobbiamo vergognare. Non dobbiamo vergognarci di portare la verità. E quindi io sono qui oggi per glorificare Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai. Bahashem significa nel nome del figlio, perché naturalmente noi non siamo più degni di parlare, nominare il padre, se non nel nome del figlio, che lui è l'unico nostro intercessore. Quindi togliete da mezzo madonnine e santini, non servono a un cazzo. L'unico intercessore, l'unico mediatore che ci può far arrivare al padre e suo figlio, Yahweh Shai, colui che è di colore nero. È importante conoscere la verità, è importante conoscere, perché lui è la salvezza. Lui è la salvezza. Quindi se non conosciamo il vero nome del Salvatore, se non conosciamo la vera immagine del nostro Salvatore, dove andiamo? Andiamo in un fosso, andiamo nelle tenebre, stiamo cadendo nel buio. Vado avanti. Vangelo di Luca, capitolo 9, versetto 26. Se uno si vergognerà di me o delle mie parole, io, il figlio dell'uomo, si vergognerà di lui quando ritornerà glorioso con il Padre Onnipotente, circondato dagli angeli santi. Rileggo. Se uno si vergognerà di me o delle mie parole, il figlio dell'uomo, sarebbe Yahweh Shai, si vergognerà di lui quando ritornerà glorioso come padre, come con il padre, circondato dagli angeli santi. Perché è questo che stiamo anche portando, il fatto che sta tornando, il nostro Salvatore sta tornando, Yahweh Shai sta tornando, lo sentiamo dentro, che siamo qui negli ultimi tempi, siamo qui alla fine di questo regno. E non stiamo parlando della fine del mondo, perché il mondo continuerà, il mondo è il così chiamato regno dei cieli, la terra è il giardino dell'Eden. Questa terra che però purtroppo l'uomo bianco, i discendenti di Esaù, di Edom, hanno rovinato, hanno inquinato, hanno maltrattato. Allora il padre ha unto il figlio, per questo si chiama il Messia, la Mashach nell'antico ebraico. Cosa significa l'unto? E ungere significa è stato costituito re. Lui è il padrone di questa terra, Yahweh Shai, il figlio di Yahweh Bashem, Yahweh Shai. E quindi sta tornando, e quindi noi non ci possiamo vergognare di lui, perché sennò quando tornerà sarà lui a vergognare di noi. Ricordatevi che lui, se è quello lì, è colui che verrà a separare il grano dalla paglia, a mettere il grano da parte e bruciare la paglia, a separare i buoni dai cattivi. Quindi è a lui che dobbiamo il nostro unico e vero culto, al padre, come ci ha insegnato lui. Perché non ha insegnato cose nuove come ha portato il cristianesimo, ha detto: io non sono venuto a modificare la legge di Mosè, io sono venuto a metterla a completezza, a portarla a compimento. Quindi il culto deve rimanere sempre lo stesso, quello dell'Antico Testamento, quello attraverso le leggi di Mosè. Dobbiamo rimanere fedeli alle leggi di Mosè, perché quella è l'alleanza che noi abbiamo fatto con il nostro creatore. Di cosa ci dobbiamo vergognare qua? L'unica cosa di cui ci dobbiamo vergognare è quella là di non glorificare e di non esaltare ogni giorno il nostro creatore e il suo figlio soprattutto. Perché il padre ha mandato il figlio, ha sacrificato suo figlio per noi. Ha sacrificato suo figlio per portarci la Ruach HaKodesh,
che è lo Spirito Santo. Perché ricordate che Giovanni il Battista, quando è venuto qui a battezzare, battezzava con acqua e preparava la via al Signore. E diceva che arriverà il giorno che arriverà colui che vi battezzerà con lo Spirito Santo, col fuoco. E quindi siamo stati battezzati. Però per essere battezzati bisogna conoscere il vero nome, chiamarlo nel nome, nel modo giusto. Perché vi ripeto, se lo chiamate Adolf Hitler è uguale a dire Gesù Cristo, è la stessa cosa. Sono due nomi abominevoli. Perché Gesù è un'allusione a Zeus, Jesus Zeus. E Cristo è un'allusione a Christus Serapis. Era sempre una divinità nell'antica Grecia. Quindi non possiamo chiamare con un altro nome il vero nome, ma non possiamo profanarlo. Dobbiamo conoscerlo, ed è la salvezza, come dice nel libro di Pietro, Pietro capitolo 1, versetto 5. Intanto, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, vi custodisce nella fede con la sua potenza, fino a quando vi darà la salvezza, quella che sta per manifestarsi negli ultimi tempi. Quindi siamo qui a portare la parola di salvezza negli ultimi tempi, sono arrivati gli ultimi tempi. E ripeto, non è la fine del mondo, ma è la fine di quest'era. È la fine di quest'era. Quindi siamo qua negli ultimi tempi che sono stati risvegliati molti figli di Israele per la terra. Molti hanno ritrovato le proprie origini. Io stesso, grazie al Padre, nel nome del Figlio, Tawada, Yahweh Hashem, Yahweh Shai, ho ritrovato le mie origini. Io che appartengo al popolo della Bibbia, al popolo del Signore, l'unico popolo che il Padre si è scelto fra tutte le nazioni, cioè il popolo di Israele, l'unico popolo che nelle scritture sarà salvato, perché tutti gli altri saranno distrutti. Tutti gli altri saranno distrutti perché non conoscono il Padre e non hanno vissuto e non vivono su questa terra nel rispetto e nella gloria, nella volontà di Yahweh Hashem, Yahweh Shai. E quindi io sono felicissimo di aver ritrovato le mie origini che, ripeto, appartengono al popolo di Israele, e che non c'è nient'altro nella vita che ci può dare un senso alla nostra vita, non c'è nient'altro. Perché qual è il senso della nostra vita se non fare la volontà di chi ci ha dato la vita? Un giorno dobbiamo rendere conto, e quindi ci conviene, come è scritto nel libro Giovanni, credo, scusatemi, libro di Pietro, capitolo 4, versetto 2. Prima lettera a Pietro, capitolo 4, versetto 2. Chi ha sofferto nel corpo non ha più legami con il peccato.
non è più schiavo delle passioni umane, ma vive il resto della sua vita mortale seguendo la volontà di Yahweh Bashem Yahweh Shai. Quindi è questo quello che dobbiamo fare. Dobbiamo vivere il resto della nostra vita facendo la volontà del Padre e quindi ascoltando le parole di suo figlio, perché il Padre Yahweh Bashem Yahweh Shai ci ha chiesto di ubbidire a suo figlio, ci ha chiesto di ubbidire al figlio. Quindi noi questo facciamo. Cerchiamo di farlo al meglio delle nostre possibilità, naturalmente, perché il mondo di oggi è stato costruito tutto dai discendenti di Esaù, che sono i nemici del popolo di Israele, hanno costruito questo mondo, le leggi, la cultura, le tradizioni di questo mondo, tutto all'opposto di quello che sono i comandamenti. Hanno cambiato i comandamenti del Padre, quindi noi possiamo andarli però a ritrovare, possiamo andarli a riprendere, perché nella Bibbia non sono stati cambiati i comandamenti, nella Bibbia i comandamenti sono rimasti uguali, è l'uomo bianco che li ha cambiati, è la Chiesa, sono le religioni che hanno cambiato i comandamenti. Possiamo ricordarli, il primo comandamento è non avere, anzi andiamo a prenderli, dall'Esodo capitolo 20. Li ricordo a memoria: non avere altro Dio, altro potere al di fuori di me, oltre a me. Quindi questo è il primo comandamento, che il Padre ci chiede di non avere nessun'altra divinità, nessun altro culto, a nessun altro dobbiamo le preghiere, così come anche Yahweh Shai ci ha insegnato quando è stato tentato nel deserto dal diavolo, che il diavolo fa: se ti inchini a me ti darò tutto il mondo, tutto il regno. E Yahweh Shai gli risponde: solo al Signore e Dio tuo, al tuo potere, al tuo creatore renderai ogni preghiera, ogni culto, solo a lui. E quindi solo a Yahweh Shai noi diamo le nostre preghiere. E quindi il primo comandamento vuol dire di non andare a preghiere a nessun altro, a nessuna Madonna, a nessun santo, a nessun morto, a nessun altro. Le uniche preghiere vanno al creatore onnipotente e basta, basta. Il secondo comandamento, che è molto importante, perché l'hanno cancellato, ce l'hanno tolto il secondo comandamento, ma qui nelle Sacre Scritture, quelle di tutti, è rimasto. Il secondo comandamento ci dice di non farti scultura né immagine di ciò che è lassù nei cieli e di ciò che è qua giù sulla terra, e non prostarti davanti a loro. Quindi, perché quella è idolatria. Servire immagini e statue è idolatria. Sono corpi morti. Il Padre non vuole che noi diamo adorazioni a statue, immagini e oggetti. Quelli sono corpi morti, quella è idolatria, quello lo facevano i pagani, lo facevano. I pagani davano adorazioni a santini, a più statuette, a più immagini. Noi non siamo così. Quindi ricordatevi che voi che appartenete al popolo di Israele dobbiamo il culto solo al vero Signore, il potere di Israele. Terzo comandamento è di non nominare il nome del Padre in vano, inutilmente. Naturalmente oltre alla bestemmia, ma anche in modo vano, in modo che può, come hanno fatto per, come hanno usato le religioni per muovere guerra, per conquistare, per sempre per non fare cose buone. Quindi non usare il nome del Padre per compiere malignità, ma usiamolo solo per compiere il bene, per benedire.